Democratico. È ancora valido l'invito ai vostri elettori ad astenersi al referendum del 17 aprile? Ma sì, noi oggi abbiamo discusso di questo per larga parte della direzione e abbiamo assunto una decisione che, mi permetto Che è di quella dire, è abbastanza dell'astensione. scontata. Cioè, Ma anche lei si asterrà, mi scusi, se sì, andrà a certo, votare. io sono un ragazzo disciplinato, sono un cultore della disciplina di partito, ma in questo caso condivido anche quella scelta. Cioè, noi parliamo di una legge, abbiamo votato, noi, Speranza Capogruppo, ce l'ha fatta votare. E oggi si chiede di abrogare una norma votata da noi che stabilisce che non che si fanno nuove trivellazioni, che quelle che già ci sono entro le 12 miglia vengono tenute in vita finché c'è gas o c'è petrolio. Tutto qui, non ce ne sono di nuove, non ci sono da... anzi, tra l'altro, chiuderla quando è esaurito il gas e il petrolio è anche ambientalmente meno pericoloso che farla quando ce n'è ancora dentro. Ecco, vorrei chiedere ai miei altri due ospiti, Massimo Franco, siccome questo invito all'astensione ricorda un pochino Andate al mare di No, Craxi così nel ricorda l'invito 91. all'astensione che quando ero un giovane dirigente dei Democratici di Sinistra facemmo sul referendum sull'estensione dell'articolo 18. E un partito guidato da quei grandi leader che tutti ricordiamo, Veltroni, D'Alema, Bersani, Fassino, ci chiese giustamente di astenerci.